Story Time. Evoluzione Radio. Bentrovati amiche e amici di Storytime, il saluto è quello di Gianluca. Siamo sempre qui su Radio Italia 5, dove parleremo di musica e di musica jazz in particolare. Lo faremo insieme a Ferdinando Argenti. Ferdinando, ciao, bentrovato intanto. Buongiorno. Ecco, raccontaci intanto un po' quello che è stato il tuo percorso dagli inizi, quindi quando nasce la passione per la musica e per il jazz appunto. La passione nasce proprio da bambino, perché mio padre ascoltava Benny Goodman nel salotto, sing sing sing, e me lo fece sentire un giorno e fu una rivelazione. E poi chiaramente poi ascoltai anche rock, perché io sono di quell'era lì, diciamo, però il jazz è sempre rimasto, lo swing e il jazz sono rimasti nel cuore da quel periodo. Da allora, certo, e quindi ti sei innamorato di questo genere, che poi chiaramente è molto differente la situazione, perché in America ovviamente è visto in un modo, in Italia probabilmente leggermente diverso. Ecco, qual è lo stato di salute del jazz in Italia, quindi? Dipende anche dai periodi, i periodi sono molto diversi. Comunque attualmente i musicisti jazz italiani sono molti e sono anche bravi, e ce ne sono di bravissimi. Lo stato del jazz chiaramente è quello che è anche in America, nel senso è una musica che fa meno entrate in generale. Infatti lo vediamo anche dai festival, dove adesso chiamano anche non jazzisti come Bob Dylan. Ecco, certo. e chi era l'altro? Vabbè, adesso insomma lasciamo perdere. E quindi insomma questo... Mica. Mica ancora oltretutto... ancora più lontano, se vogliamo, da questo punto di vista. Ora parliamo un po' però di te, di quello che hai fatto, delle tue esperienze musicali sia in Italia che all'estero. Allora, io nasco come pianista studio, faccio le mie lezioni normalmente, non sono dal conservatorio, ma ho studiato poi a Boston, a Berklee College of Music, famoso per il jazz appunto. Certo. E sono partito dopo un periodo in cui facevo musica da ballo, e ascoltavo jazz durante il giorno e cercavo di prepararmi e di studiare. Non ho studiato molto fino a che non sono arrivato lì, che mi hanno messo proprio al torchio e lì... Ti sei visto costretto. Mi sono visto costretto, cioè, poi io sono... ho studiato la musica normalmente, ma sono stato molto anche orecchiante, quindi mi ha servito per il jazz, in cui è molto importante lo studio dell'orecchio e... Certo. L'orecchio in generale. Quindi vabbè, insomma, dopodiché sono tornato in Italia per un breve periodo, ho lavorato anche con artisti importanti come Chet Baker, Lee Konitz, Kenny Wheeler, poi chi c'era? Steve Grossman, americani, e poi italiani come Massimo Urbani, Paolo Fresu e tantissimi altri, Gianni Basso, in un breve periodo. Poi sono tornato in America per finire, perché non avevo ancora completamente finito la scuola, e sono tornato lì, ho incontrato mia moglie, perché ero stato a suonare sulle navi per un paio d'anni, però non erano navi italiane, per cui c'erano orchestre americane, da lavorare, da leggere, certo. C'era da suonare Count Basie, eccetera, eccetera, quindi era un buon studio anche quello. Tornato poi a Boston, sono rimasto lì per un lungo periodo. Benissimo. E poiché, quindi per 30 anni quasi, 25 almeno. Un bel periodo davvero. Sono rimasto lì e ho lavorato, ho suonato anche per altri musicisti come Larry Coryell, Victor Bailey, Ken Moodenar, famoso per aver suonato con Jaco Pastorius, Victor Bailey con i Weather Report. E poi ho lavorato nella zona chiaramente di dove ero, che era quella del New England, Massachusetts, Vermont, Connecticut, eccetera, con brevi... Una volta sono andato, ho fatto un tour con la Artie Shaw Band, che era quella famosa degli anni 30. Ecco, quindi un po' tutta la costa atlantica sostanzialmente te la sei fatta più o meno. Sì, qualche tour, ma in genere sono rimasto basato lì nel Massachusetts, con qualche volta a New York, eccetera, eccetera. Poi nel 2019, poiché avevo una casa in Italia, bisognava decidere cosa fare da genitori, eccetera, eccetera. I miei genitori sono deceduti
qualche anno fa, quindi dovevo pensarci. Nel 2019 sono tornato in Italia e mi sono trovato proprio prima del Covid. Uh-huh. Il Covid poi economicamente chiaramente lo sappiamo che ha portato giù tutti, ma quindi per due anni poi è stato un po' dura per i musicisti, perfino Ciccoria metteva i video per insegnare da New York, quindi certo, sappiamo che è stata dura, esatto. E perché, poiché poi in America era difficile tornarci per ragioni ovvie, insomma, siamo rimasti qui, quindi adesso mi sto reinserendo dopo il Covid in Italia. In Italia, ecco, quindi in un contesto comunque diverso. Allora io intanto do alcune coordinate. Abbiamo il sito, che è quello generico, www.jazzitalia.net, oppure 333-1394-497, e su YouTube Fernando Argenti 1921, questo chiaramente più specifico per il tuo caso. Allora entriamo anche più nel dettaglio della tua musica. Te ci hai portato anche i tuoi CD, quindi te in effetti che cosa offri nel mercato come jazz? Ho cominciato come pianista, poi con lo studio e l'interesse, perché ho sempre avuto la passione, sono diventato anche cantante. Uh-huh. E infatti tutti questi miei tre dischi hanno diciamo un 50% di strumentale e un 50% di vocale cantato. Benissimo. Questo è stato il primo del 2000, era Argenti, che ci sono anche canzoni italiane rivisitate in chiave jazz. Benissimo. E poi con anche fiati, strumenti a fiato e fisarmonica. Invece queste sono in trio, uno in studio con due diversi tri, uno con Cameron Dernard e Ron Mahdi, e l'altro con Bob Sevin e Todd Baker. E quest'altro invece è dal vivo, tutto registrato dal vivo in una serata, Live at the Sahara. Quell'altro invece si chiamava Look for the Silver Lining. Perfetto. E il primo si chiamava Argenti. Sono tutti, si possono trovare online. Benissimo. Completamente, quindi offro la mia musica. Possiamo ascoltare tranquillamente. Tranquillamente, certo. In ricambio solamente spargere la voce. Se c'è. Esatto. Non si richiede pagamenti. Quindi si possono trovare online sul mio canale YouTube, che è quello che abbiamo nominato prima. Esatto, Ferdinando Argenti 1921. Ecco, noi abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione per parlare del fatto che poi te sei anche un insegnante di musica. Certo, sì, insegniamo anche negli Stati Uniti. Ecco. E quindi anche quello poi te lo sei portato in Italia. Me lo sono portato in Italia, devo solo cambiare la lingua. Esatto, certo. Sì, quindi posso fare online oppure a casa mia. Adesso sono pisano, però abito a Galleno, tra Fucecchio e Castelfranco, Alto Pascio. E ho un bel piano Weinbach. Benissimo, quindi fai un insegnante di musica ancora. Privatamente? Privatamente. Ok. E online, se possibile, sì. Ah, è anche online, sì, benissimo. Le richieste in corso. Perfetto, e ti si può contattare sempre tramite i tuoi canali? Abbiamo dato anche il contatto telefonico, eventualmente? Sì, chiaramente non rifiuterei, se ci sono delle offerte da scuole le valuto chiaramente. Ecco, quindi insomma quindi potresti fare anche in maniera pubblica sostanzialmente. Certo. Ecco, benissimo, benissimo. Ecco, allora, visto che questo è un'ulteriore virgola del tuo progetto musicale, che quindi chiaramente sia come cantante che come musicista, come insegnante, però vedo che ci hai portato anche altri CD. Altri CD, questi sono collaborazioni, ecco. Ne ho fatti altri in America, ma perché adesso poi, queste le collaborazioni sono fondamentali. Ho sempre cose in deposito in America che devono arrivare, quindi questi sono due che ho fatto con un bravo chitarrista di Livorno che vive in Danimarca, e sono tutti in duo e in quartetto, che lui venne in America. Benissimo. Questo venne in quartetto, venne in America, facemmo un'incisione in quartetto. Perfetto. Questo è il mio cagnolino, fra l'altro. Quindi Boston Gig. Boston Gig, perché Boston Terrier, e poi la gig vuol dire serata musicale. La gig, esatto, sì. E poi Argenti e Rosa, infatti siamo noi, e questo è solo in duo. Benissimo. Qui Bob Wolf, un chitarrista americano, Larry Coryell, di cui parlavo prima, che è un famoso chitarrista di fusion e di jazz, ha prodotto il disco, ha chiamato
molta gente importante, infatti Peter Bailey, The Weather Report, Ken Butenar, che ha suonato con Pastorius, Dizzy Gillespie, eccetera. Quindi, e poi ci sono collaborazioni davvero importantissime sicuramente. E questo è un CD con recentemente di jazz moderno, composizione di Gigi Pellegrini, che è un sassofonista ligure molto bravo. Light as a Butterfly. Light as a Butterfly. Perfetto, ecco, quindi insomma abbiamo parlato sia dei tuoi lavori in singolo che le collaborazioni. Allora posso aggiungere, scusa? Prego, sì sì. Posso aggiungere una cosa che fra l'altro ho lavorato con cantanti come accompagnatore e come arrangiatore. Quindi siccome le cantanti spesso hanno bisogno di arrangiatori, io sono capace di farlo, l'ho fatta per una cantante di Ligure. Certo, allora che aveva ti proponi anche come accompagnatore, produttore, insomma, arrangiatore, certo. Eccetera, eccetera. Benissimo, okay. Benissimo. E quindi anche per questo appunto io stavo ricordando i vari contatti. Vabbè, c'è il sito, quello generico, www.jazzitalia.net, poi Argferi. argferi@gmail.com argfer senza la i la finale argfer fer sì. @gmail.com benissimo, 333-1394-497 e poi appunto YouTube Ferdinando Argenti 1921, abbiamo parlato più volte. Allora Ferdinando, hai qualche saluto, qualche ringraziamento ulteriore che vorresti fare? Grazie di avermi accettato qui e spero che avermi chiamato via e spero di offrire la mia musica ancora di più ancora di come la sto offrendo adesso, certo. in maniera che la gente la possa recepire al massimo. Benissimo, e grazie a te ovviamente per essere stato dei nostri a Storytime. Voi amici continuate a seguire le nostre storie su Radio Italia 5. Da Gianluca è tutto e alla prossima. Storytime, evoluzione radio.